Però, però Marcello, pianoforte esce da là, questo esce da qua per forza. Cioè arriva prima di. Capito? Puoi solo spostare, puoi solo spostare la cassa. Pianoforte è qua. Quindi per forza che arriva. Quindi è inevitabile. Prova. Se io sono amplificato la cinta la fai. L'unica sarebbe avvicinare la cassa qui, però poi si sente peggio la poesia. Prova a mettere la cassa lì, qui all'angolo. Avvicinava di coro di un momento. Dove stava prima peraltro? Qui all'angolo, qui. Sto pensando se la posso rialzare un po'. Sì, sì, ma... No, no, ma lì va bene. Andrebbe. Tieni, l'ha spento. Ora ripartiamo da zero. È Type C questa. È Type C questa presa? È dell'Ono, sì, penso che è quella. Vediamo. Quella che si può mettere sia di qua che di là. No, sul verso. Vabbè. Ecco, ok. Allora non è manco il tuo Type C. Perché adesso Type C si può mettere. Ma si dovrebbero adeguare tutti, anche Apple. Hai messo tutto a posto? Già è partito? Ah, l'hai programmato a 3 minuti? No, no, ah, già era da 3 minuti e 46. Thank you.
Non te lo posso suonare io perché è poco convinto di questa. No, no. No, ma viene prima. Se qualcuno la vuole mandare in diretta, faccia pure. Visto che i pochi siamo qua, domani saremo anche al parco, mi scrivono dalla Spagna a proposito dei poesi. In qualsiasi lingua potete mandare la poesia a Leo Zelada. Domani vi do esattamente. Il problema è che la poesia è un brutto mercato in Italia. Nelle altre parti del mondo un po' funziona. Però leggete cosa ha scritto Galimberti oggi o ieri, non mi ricordo quando, sulla poesia. L'abbiamo bistrattato. Adesso invito Marcello a... Allora, due parole in particolare. Ci siamo incontrati 10 anni fa a Teatro Sociale di Mantova. Poi improvvisamente col Covid ho comprato un pianoforte, ho fatto delle musiche, lui le ha trasformate e sono diventati dei piccoli gioielli. Con Nicola ci conosciamo da una vita, si incontrano per la prima volta. Godetevi, silenziate i cellulari, come si fa col mio, come modalità aereo, o silenziate, è meglio. Quindi diciamo che sono 52 anni, Marco è uno dei testimoni, Marco Pasco, fotografo e anche un amico, è uno dei testimoni di questa lunga storia che qui è cominciata 31 anni fa, ma la mia è cominciata 52 anni fa, lo stesso giorno che ammazzavano Moro, io pubblicavo le Brigate Rosse e arrivò la polizia con i mitra a casa mia. Questa è la storia, ora ve la racconto Marcello. Buonasera, questo è un piccolo omaggio, 52 anni o 30 di libreria, insomma, non si possono riassumere, e quindi un piccolo omaggio. Il segreto di Beppe Costa, oltre 50 anni di attività, di cui 32 con il figlio Dante, che ringraziamo per l'ospitalità. Primo a pubblicare scrittori, intellettuali, registi, che approderanno poi alle case editrici importanti per fatturato. Suo grande amore, la poesia. Centinaia di letture, parole, immagini e musica presso scuole, circoli culturali, penitenziari. Come la linea di San Michele, una dorsale mistico-religiosa ad unire 7 monasteri dedicati al santo, così corre un'altra linea immaginaria. Palestina, Israele, Albania, Romania, Danimarca, USA, Giappone, Venafro, Giovinazzo, Bisceglie, Roma, Anzio, Sardegna, un arabesco della poesia. Un viaggio che ha attraversato generazioni, dal Novecento a questi magnifici anni 2000.
Beppe è persona gentile, divertente, il cui tratto è l'umanità mai sopita, anche nel mezzo di qualche sfuriata, e si diverte a farci incontrare, commuovere, abbracciare. Ora, ottuagenario, ha ridimensionato un poco i suoi impegni, non l'entusiasmo. La sua è l'arte dell'incontro, della rivelazione. Nicola Lesini, che incontra Alessandra Celletti, che incontra Patrice Leconte, che incontra Marcos Vinicius, e gli Luna Pantaluna, e Beppe Voltarelli, e nominarli tutti non c'è tempo. Per questa festa abbiamo molti ospiti che ci accompagneranno nelle prossime ore. Da Brescia, Daniela Dante e Il suo del vivere, il terzo libro con Beppe, se vuoi alzarti. Grazie Daniela. E leggerà per noi questi due appuntamenti di oggi e domani. Ivan Maikes vive, non so se l'ho pronunciato bene, grazie Ivan. Ivan vive a Sacramento, California, con Eva, sua moglie da 46 anni. Hippie, non dico ex hippie, hippie. È come i massoni, non si può, cioè, puoi andare in sonno ma non puoi. Di quella generazione che manifestava contro la guerra in Vietnam, sempre presente in tanti incontri online e finalmente con noi. Da Mantova, con nostro grande piacere, il maestro Matteo Cavicchini. Matteo e Beppe, come ha detto Beppe prima, si sono incontrati 10 anni fa, un colpo di fulmine, hanno cominciato a scrivere musica insieme, ovvero Beppe strimpella e un motivo e Matteo lo trasforma in arte. Nicola Lesini, come è consuetudine dire in queste occasioni, non ha bisogno di presentazioni. Un applauso anche per Nicola, grazie. Il suo strumento è il sax, di una magia onirica, evocativa, un grazie alla generosità con cui accompagna da tempo le nostre letture. Come un universo parallelo, poeti e musicisti si incontrano. Parole e musica, vibrazioni. L'universo è vibrazione, una mirabile alchimia. Grazie e buon ascolto. Miracolosamente ho tradotto, perché è una scrittura molto... Beh, siedi qua. Sì, cercavo il mio... Ecco. Bisogna dire la verità. Lui doveva venire in Puglia, insieme agli altri poeti. Non poteva venire. È arrivato. Io che faccio? Organizzo una serata. È colpa sua, nel senso che non era prevista. In questo periodo non era prevista, ma lui decide di venire. E quindi sono costretto, malgrado tutto, ad ospitarlo. E quindi leggerà. E poi Marcello ve la dirà in italiano. Ok. Ciao. Paper flowers and razor wire. Cages instead of homes, cages instead of jobs, cages instead of leisure time, cages instead of soccer games, cages instead of production, cages instead of church, cages instead of card games, cages instead of schools, cages instead of dreams. Running from assassins, running from gangs, running from cartels, running from the searches, running from the stray bullets, running from the purges, running from the bullet-riddled walls, running from the civil breakdown, running from the hiding, and nowhere to go but another cage. That's... Grazie.
Fiori di carta e filo spinato, gabbie al posto delle case, gabbie invece di posti di lavoro, gabbie al posto del tempo libero, gabbie invece di partire di partite di calcio, gabbie invece di produzione, gabbie al posto della chiesa, gabbie invece di giochi di carte, gabbie al posto delle scuole, gabbie invece di sogni. Scappando dagli assassini, scappando dalle bande, scappando dai cartelli, in esecuzione dalle ricerche, scappando dai proiettili vaganti, scappando dalle purghe, scappando dai muri crivellati di proiettili, scappando dal crollo civile, scappando dal nascondiglio, e nessun posto dove andare se non un'altra gabbia. Sogno di Ernestino. Dreams of Ernestino is a di Che Guevara. Ernestino. On the 14th, they gave me a party. The accordion player, with no fingers on his right hand, used little sticks tied to his wrist. The singer was blind. Ernesto Guevara Lynch. This writer travels by book, by television show, by movie, sometimes by Chinese electric bicycle, most often in viejo fugue dreams, cycling around his gated village's wide streets. The writer tastes the obvious privilege and sees the disquieting discovery of new fascist flags. The dangers and near dangers of electric echo chamber internet culture, the delusions of USA, USA, exceptionalism, from the schools, politicos, and media, the ever-present disease of adored affluence behind fence, wall, and four-lane gate. Where to escape to today? His Chinese electric bicycle turns into a loud 1939 500cc Norton motorcycle. It is 1952. He is riding away with his dream friend, the man, Ernesto, to the cities, Chuquicamata, displaced copper worker visits and discussions, the cities, Letizia, Amazonas, visits to the opposite shore river leper colony. The cities on no map, but named from their night hammocks and nets. The cities where motorcycle maintenance is bartered with medical advice and unbelieved promises. The cities from Buenos Aires to Miramar, to Lima and Cusco, to Bogota and Caracas, to Miami, evolver por fin a la universidad. The animals they motored around loose in the streets, then they ate the next cena. The animals, maybe black jaguars, they packed up and ran from in the night.
A raft on the Amazon, drunk on gin-like pisco. The mud, the jungle pigs, the ratas grandes, and always the flies and mosquitoes. River ferries, cargo plane, distance dreamt, distance accomplished. Medical visits to study leper colonies. People without electricity befriended by candlelight. Seeing suspicious soldier-guarded plantations away from the cities. Keats, Neruda, Whitman, poetry spread, and Marxist philosophy discussed. Economics and repression debated no end. Con eso, amigo del sueño, el argentino, che. The laughing insanity of it all. Close to death at times, but ever closer to life, always. By television show, by movie, by bicycle, by viejo dream. Gracias. I sogni di Ernestino. Il 14 mi hanno festeggiato, il fisarmonicista, senza dita nella mano destra, usava dei bastoncini legati al polso. Il cantante era cieco. Ernesto Guevara Lynch. Questo scrittore viaggia sui libri, nei programmi TV, nei film, a volte con la bicicletta elettrica cinese. Molto spesso vaga nei sogni di vecchio, pedalando per le ampie strade del suo villaggio recintato, lo scrittore assapora l'ovvio privilegio e vede l'inquietante immagine di nuove bandiere fasciste, i pericoli e i quasi pericoli della cultura che vive nella eco elettrica, internet, le delusioni USA, USA dell'eccezionalità, dalle scuole, dai politici e dai media, l'onnipresente malattia dell'adorato benessere, dietro il recinto, il muro e il cancello a quattro corsie. Dove fuggire oggi? La sua bicicletta elettrica cinese si trasforma in una rumorosa motocicletta Norton 500cc del 1939. Ed è il 1952. Sta andando via con il suo amico dei sogni, l'uomo, Ernesto, verso le città. Le città. Ciupicamata, sfollati, visite e discussioni dei lavoratori nelle miniere di rame. Le città. Letizia Amazonas visita il lebrosario della sponda opposta del fiume. Le città, su nessuna mappa, ma nominate dalle loro amache e reti notturne. Le città, dove la manutenzione della motocicletta viene barattata con la consulenza medica e promesse incredule. Le città, da Buenos Aires a Miramar, a Lima e Cuzco, a Bogotà, a Caracas, a Miami, e finalmente tornare al college. Gli animali che giravano sciolti per le strade mangiavano la cena successiva. Gli animali, forse giaguari neri, hanno fatto i bagagli
e sono scappati di notte. Una zattera sull'Amazzonia, ubriaca di pisco, il loro gin. Il fango, i maiali della giungla, i grandi topi e sempre mosche e zanzare. Traghetti fluviali, aerei merci, distanza sognata, distanza raggiunta, visite mediche per studiare i lebbrosi. Le persone senza elettricità fanno amicizia al lume di candela. Vedere le piantagioni sguarnite di soldati sospettosi lontano dalle città. La poesia di Keats, Neruda e Whitman si diffuse, come la filosofia marxista. Economia e repressione dibattono senza fine con quell'amico del sogno, il Che argentino. La follia rise di tutto questo. A volte la morte vicina, ma la vita ancora più vicina. Sui programmi televisivi, nei film, in bicicletta, i sogni di un vecchio. Bene, adesso se Nicola mi dà una mano, chiamerei Ivan qui al centro, siamo strettini anche se siete pochi. Nicola, mi dai una mano? Nicola l'abbiamo premiato a gennaio di quest'anno alla carriera, quindi ora approfittiamo se c'è un fotografo. Vieni Nicola, glielo consegni tu. Non abbiamo comuni qua, sindaci, assessori, quindi ti giri, però ci giriamo tutti e tre perché forse qualcuno deve fare la foto. Vediamo se riesce ad aprirlo. Nicola non si è abituato. Lui in effetti non si chiama Ivan. Ah. Non si chiama, fallo vedere ora. Oh. Si chiama Michael. E come tante donne che si firmano Lulu, GG, Pipì, Charlotte, lui è un finto perché cerca di acchiappare attraverso la poesia come gli altri. Allora si chiama Ivan McQuest. Abbiamo scoperto che invece si chiama Michael, banalissimo come Tom. Ciao Michael. Grazie. Il nome falso. Allora, che lo ringraziamo di essere venuto, gli diamo sta cosa, sto pezzo di ferro, così la moglie è contenta. Grazie. Da notare che la prima volta che abbiamo dato un premio a Bassa la Cassa, la prima volta che abbiamo dato un premio era nell'89, non avevo la libreria, era un ristorante, l'abbiamo dato a Moravia, Decio Marini, e un ragazzo che si chiama Emilio Coco, che aveva 17 anni, oggi è direttore d'orchestra in tutto il mondo. Tutti quelli premiati alla carriera, non i libri pubblicati, ma tutti quelli premiati alla carriera hanno avuto, poi non parliamo di Nicola Visini, dopo che ha fatto il disco con me, è stato 14.000 volte alla come si chiama, quel posto bello dove ci vanno i grandi musicisti. All'auditorio. Sì, dappertutto, chiunque passa, anche se suona il piffero lo chiamano. Accomodatevi. Allora, per vendicarmi, lui suonerà due pezzi nostri magari. Matteo, scusami, vogliamo mettere quella che mi piace, che è stato il primo pezzo che io ho fatto tre note, però è troppo alto questo, che si chiama Le mie notti, era senza testo, era solo musica, perché ha detto mi hanno fatto schifo le poesie di studente. Mille grazie Peppe. Sta imparando l'italiano. Lui è uno di quelli che da tre anni si incontra con me online. A un certo punto io mi sono assentato perché non mi rendevo conto di quale pensiero, e allora lui mi ha chiesto l'Iban, si è calcolato quanto costa l'abbonamento su Zoom e mi ha mandato 139 euro sull'Iban perché pensava che io non avessi soldi per contarci su lui. E le serate che facciamo online con lui, col giapponese, con gli israeliani e palestinesi,
sono meravigliose, nel senso che non sono le cose barbose, giochiamo. Questa è una serata più seria, perché dato che lui non capisce quasi nulla, io devo... sì, perché con Citrungo, un altro paese vietnamita, siccome io scherzo sempre, lui non capiva, e quindi ogni volta mi mandava 10 mail, perché io gli dovevo spiegare quello scherzo cos'era, e non aveva preso nulla di serio. Poi ha capito, quando ha visto 80 euro, perché mi sono comprato 15 libri suoi, allora ha detto, ma tu compri i libri dei poeti? Pazzesco, no? Io compro i libri dei poeti. Matteo Cavicchini, due brani, grazie. Thank you.
l'unica preferita Daniele, è una ragazza che cresce, vai a prendere l'acqua però. Appunto. Sai, se hai mandato in diretta va bene. Perché in effetti poi in libreria ogni tanto qualcuno viene quando c'è il personaggio in questo. Però naturalmente il nostro incontro là ne hanno parecchie visualizzazioni, che non mi spiegherei come mai dei bambini della Colombia o indiani leggono le mie poesie in televisione a scuola. In tutto il mondo la poesia è una cosa perdente. Qui è diventato mostrare la targa. Sono stato selezionato, eccetera. Poesia a memoria delle scuole non le fanno più. Le poesie a memoria sono abolite. A scuola andavo, non so, negli anni 80 mi davano 500.000 lire per andare a scuola, ma facevo parlare i ragazzi. Recentemente andavo a scuola e vendevo anche molti libri dopo che andavo a scuola. In una scuola, ad esempio, di Scafate, 1.000 studenti, ho venduto 75 copie. L'editore di Salerno non aveva mai venduto queste copie. Poi ho dovuto firmare alla pagina giusta i ragazzi. Ma hanno parlato loro. Poi c'è stato il cambio del lavoro, anziché scuola-lavoro. Questa bellissima legge introdotta alle scuole, che non, i poeti non seguono, tranne se qualcuno che parla di mafia, qualcuno che, insomma, qualcuno, come si dice, che pizzica col peperoncino. E quindi siamo usciti fuori dalle scuole. Poi c'è sempre qualche raccomandato che riesce più. Io non posso dire di essermi, di stare male, perché ho avuto, non solo ho fatto applicare una legge per gli artisti che si chiama la legge Bacchè, ma addirittura abbiamo sostituito, quindi vivo da pensionato ricco, soffrendo di questa legge, perché da 40 anni ho aiutato con questa legge centinaia di artisti che sono venuti. L'ultimo è un Vittorio artista che è Fausto Pelle Chiare, che ha dovuto aspettare ben 4 anni, malgrado 4 servizi televisivi su Rai 3 di Annacone, un artista di strada. Finalmente, non ha manco i soldi per farsi i denti, manco io veramente l'ho preso nel reggiseno di qualcuno, i miei denti, quindi non, ma lui non c'ha manco i denti per mangiare. Si succede questo, signore, scusa, lo sai, no? Quando siamo giovani diamo i mozzichetti, ma da vecchi, come se diamo i mozzichetti, restano imbigliati nella lenzuola. Ricordate, sì. Va bene, non si preoccupi. Torniamo a Daniela Dante, che è il stesso libro che dà. Allora, siccome c'è una guerra in corso, e io, mio figlio mi può dire che dopo a 82 anni mi sto comprando la televisione, perché la cosa di Gaza mi ha colpito duramente. Primo, perché tre delle persone che vengono online vivono a Gaza. E in questi giorni mi ha risposto in lingua sumera, perché chi vive a Gaza non è un palestinese, è un profugo egiziano, siriano, di altre nazioni. Ma il problema mio è che io conosco anche i palestinesi che vivono in Israele, essendo c'è stato poi che leggerà una poesia Marcello. E quindi io ho degli amici che sono militari, nati in Palestina, che molta gente pensa che in Israele ci sono gli ebrei, no? Ci sono 2 milioni di arabi che hanno 25 partiti che non riescono a mettersi d'accordo, perché sono lenti gli arabi, come i siciliani. Io sono lentissimi, c'è caldo, mamma mia che caldo. E quindi non sono mai messi d'accordo. E da 20 anni c'è questo signore che espropria ogni giorno, ogni notte, casa su casa, non solo fa i palazzi, ma poi arrivano i coloni, sparano e vittano una casa, cioè alla maniera americana. Per lui questa. Torniamo, come sono state, scusate la lentezza di questa cosa, ma come hanno ammazzato gli indiani d'America, chiamiamoli così. Allora, comunque, siccome abbiamo fatto un libro, che è un'antologia di poeti di tutto il mondo, contro la guerra, chi si compra il libro di Danilo e gli regaliamo l'antologia. Sei d'accordo? Sì. Allora, Danilo Dante, vai al microfono mentre lo signore vi accompagna, no? Allora, la prima poesia, abbasso un po' perché sono un po' piccina, e si intitola Ritorno a casa. E è una poesia che ho scritto tornando dal Kosovo, che è un paese che notoriamente è stato in guerra. In quel momento, in quando sono andata, tutto sembrava andar bene, e anzi è un paese molto, sì, appunto, molto legato alla cultura, che
organizza premi di poesia, infatti sono stata là, nonostante tutto è stato un momento di incontri anche per appunto un concorso di questo tipo, e c'è stato anche proprio un riconoscimento come persona che sostiene la poesia internazionale. Invece in questo momento anche là stanno ritornando venti di guerra, speriamo che questa cosa non vada in questa direzione, purtroppo. Torno a casa, sto nel minuto, nella piccola cura, nel pulire oggetti dimenticati, vederli tornare la luce, fare bianco, da calma. Dentro me si mastica l'emozione del viaggio, occhi più grandi e cuore più liquido. Dopo quelle tombe sul ciglio del prato incolto, radici di giovani vite, luci, spenti di guerre. Vacanza breve la mia, fatica di strada, percorsi di umanità condivisa, caldo, vicinanza di corpi e incontri, così densi, fatti di occhi negli occhi, fatti di pudore nel dolore, di ferite che non rimarginano, ma aprono all'altro, della magia d'essere io quell'altro. Viaggio di lacrime e comunanza. Torno a casa, nel mondo, con me, più sorelle, più fratelli, più luce. Il mare. Piange il mare, lacrime dense, l'onda ammutolisce. La donna sta sollevata sulle punte dei piedi, dondola. Danza, una nenia funebre. Piange il mare, chiude in piccoli vortici, bocche d'orchidee marine, tutti i respiri giunti fin lì nel suo grembo, a spegnersi in buio. La donna scioglie i capelli, stesa sull'arena soffice, ascolta il pianto del mare. L'onda la percorre come una preghiera. È il salmo dei respiri. Sui capelli la luna, una luce diafana, purissima. In alto la solleva, diradando il suo dolore. Nel cielo. Nel cielo, la lunga scia di un aereo mi fa pensare alla vita. Una linea che da un punto si traccia per dissolversi allo sguardo dentro ad una nuvola. Un tempo breve, un tempo lungo. Sguardo che arriva al limite, ma non è cielo, non è volo. Al più è terra. È radice, seme, forse feconda messi, forse solo gramigna. Vita, più che volo, costruzione di senso, il germogliare ogni giorno piccole felicità, curare una pianta, ascoltare, ascoltarsi, regalare sorrisi, essere pace. Scusate, ma questa ultima frase è buona. Quando l'ho scritta non era una situazione come questa. Sono passati così poco tempo e tutto è cambiato. Nella mente. Questa è una poesia. Il libro è diviso in alcune sezioni, in cinque sezioni.
e questa viene dalla sezione dell'amore con una introduzione di Beppe Costa. Leggerò l'introduzione così smorziamo un po'. In nessun tempo c'è stata tregua. Forse per questo continuerò ad amare. Beppe Costa. Nella mente, nella bocca, il fuoco che vibra, splende, illumina di desiderio. La mia pelle per te accende il tuono. Abitiamo galassie. Mi apri strade senza nome. I suoni, tutti, sono nostri. Il corvo. Potrebbe essere un corvo, l'aquila che dentro il sogno apri le ali. Mentre cammino lo sento gracchiare, alto ritma il mio passo. Piccole onde di vento nello stagno provvisorio, vita provvisoria si specchia. Gra, 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 forte il richiamo, la vita dopo l'uragano. La bestia immerso il becco trova il cibo, vola alto e stende l'infinito. Potrebbe essere un corvo nero come l'aquila. Affiuto, vista, destrezza, non conosce baci. Ma in fondo cos'è baciare la terra nel vasto cielo d'inverno? Da mostrare al giorno la pelle nuda del dolore, toglierci dagli occhi la ferita, essere noi scalzi dentro l'alba. E per ultima questa poesia che si intitola Abito le parole, che è un po', secondo me, l'ho trovata molto calzante al tema di questa sera. Abito le parole, respiro i silenzi, danno un senso a quello che sta oltre, tra una parola e l'altra, aria. La donna guarda i piccioni, sorride, il mio cuore è rugiada, pioggia dentro. Abito le parole, consolazione, abbraccio, terra fertile, vesto le parole, fuga, restare, finito, infinito. Un uomo mette fiori sulla tomba di un figlio non suo, lì, accanto al suo. Abito le parole, ne faccio parte, cura, tenerezza, umanità. Scrivo per vivere, per non scordare. Marcello, me lo abbassi questo microfono. Marcello, per favore, mi aiuti? Non scappare sempre. Ormai ti tocca. Visto che non lavori, l'unica cosa che fai è questa, la cultura con me. Mi puoi aiutare se c'è un fotografo? Grazie. E puoi consegnare questa. Fagliela gira da questo là. Ma non sapete, ma non l'avete mai fatto queste cose. Non vi vergognate. Beh, vergognatevi. Vergognatevi, come dicevo. Beh, lei ha cominciato da poco, in effetti, fa teatro, si occupa di bambini. Adesso fa il piede lungo, sta girando da quando è invenzione, gira invece di fare la calza. Mi pare che sono meglio di quello che ci sono. Beh,
è bellissimo anche il testo. Non parliamo male dei piscini, no. C'è un pugliese, sì. Qua c'è un pugliese, c'è Palastia. A Daniela Dante, dagli spettacoli e versi, una voce per ogni donna. Sì, domani, domani cucina tu la parmigiana, andiamo. Luigi, l'uomo che doveva arrivare alle 10:30 che arrivò alle 4:30. Però è quello che smonterà tutto poi, smonterà tutto. Ci vendichiamo per connessione. Allora lì c'è il microfono, se vuoi dire per caso qualcosa su di te, ma proprio poco su di te, visto che sei abbastanza indispensabile, alto. No, niente, sono... L'abbiamo assunto però. Sì, sono... vengo da Foggia, innanzitutto buonasera a tutti, è il primo incontro che... a cui partecipo dietro invito di Beppe Costa e ne sono contento, tutto qua, non vi tedio oltre. Non mi sembra il caso. Beh, non è che lo sta male, capito? Io penso a tutto, pure alla doppia presa. Una volta in piazza abbiamo dato lo spettacolo di un'ora e mezza, perché nessuno voleva andare a comprare la doppia presa. C'era il cantautore Franco Tengale, che ormai anche lui è il vitalizio, è stato qua, diciamo così, nessuno voleva andare a comprare la presa. Mancava solo una presa per attaccarci da Cinzia. Ma io non ho portato, non mi sembrava il caso per il libro. Ora potessi che sbaglio, di solito io vado in giro e scopro dei talenti. Ora non sto dicendo per questo, però. No, io, a me è scuso, non si tratta di me. Non è il suo caso, però vado in giro, quando vado in giro, può essere in Albania, può essere, trovo sempre delle persone che hanno qualcosa di particolare. Da una frase che dicono, quindi l'incontro nasce perché l'anno scorso era Giovinazzo a fare la notte della poesia, lui si è avvicinato con molta gentilezza, lo fanno tutti, però dopo che fanno la gentilezza ti dà un libro e ti dice ma vai a prefazione, e lui invece no, insomma, è stato uno di quelli che ha comprato il libro e se n'è andato, per cui già questo è un buon segno. E quando si comprano le prove vuol dire che qualche cosa, a volte vengono col tovagliolino, col fazzolettino di carta, devi mettere la firma là. Provate a mettere la firma là, i bambini le fazzolettine di carta. Pure come si dice Beppe, chi ha talento e chi ha i talenti, esatto. No? Fascino, poi un nome, Fascino, già viene disturbante, è quasi napoletano. Vabbè. Molto, sì, molto napoletano. È Fascino, così. A occhi chiusi, la lunga rincorsa attraverso l'istante riporta a galla fantasie di fanciullo. Che ne è ora di quel reprimere ogni violento timore di essere schiavo del vuoto assoluto? Il tempo passa e si diventa fragili, figli di una realtà che non osiamo osservare. L'illuso celebra ogni trionfo davanti a un pubblico che ignaro scruta sua maestà gloria. Non è una scelta dimenticare gli ultimi, solo un bisogno impellente che non cela viltà, bensì travaglio. Giochi di ombre. Ombre di luci innescano suoni, sordi lamenti di pace smarrita. Rinnego la vita se questo è il mio giorno, che stanco s'arrende a nuove emozioni. Da tempo predico calma, ma intanto mi invade il pensiero indolente che posseder tutto non rende felici. Sorrido alle lacrime di un vecchio ricordo, triste bisogno di un ultimo sogno. Se esistere è piangere, allora che fare? Meglio burlarsi del proprio dolore. Giochi di ombre a due passi dal mare, un'onda promette di prendersi tutto. È ora di andare. Rose scolorite fioriscono, vessate da nuvole che sputano inganni. E l'io,
gemito di un ego in affanno, rimembra bracci ostentati su lapidi che abbaiano sogni ormai inibiti dal tempo, compiuti con l'essere materia, ormai affaticata dal troppo vagare su valli angoscianti. Cosa resta del nostro cammino? Lacrime di te sul presente. Devo rimettere. Ok. Sì, hai ragione, Beppe, perdono. Andiamo avanti. Stai trasmettendo la cosa, l'hai mandata in diretta per caso? No, te lo dico, l'hai mandata in diretta questa cosa, no? No, perché... No, vabbè, ormai... No, perché mi hai detto quello di fare la registrazione, no, l'ho mandato solo un pezzettino di musica. Allora, adesso abbiamo... Manuelita, ci hai detto. Un uomo e una donna, un bambino. È ora di andare. Come vorrei andare? Le tue devo leggere io. Che Manuelita, non bastò una parola. Ah no, c'era Sara Capocciano. C'è Marcello. No. Sara Capocciano la facciamo dopo. Manuelita. No, perché lui mi ha distratto. È colpa sua. Matteo, non ci sta in silenzio, mai. Quando non c'è la musica non esiste la vita. Abbassisco le storie, muoiono i poeti. Manuela. Vale. Sta aspettando, Matteo sta aspettando. Ah, ok. Posso solo pensarti. Posso solo pensarti. Come si guarda il mare in inverno, quando l'onda non può bagnarmi e tu non puoi più salvarmi. È questo il grigio del cielo che mi somiglia, in questo vuoto tanto lontano dalle tue braccia. Le onde a breve torneranno calme. Io mai più. Cos'è? Questa non è una poesia d'amore, perché non ha fine né principio. Sbanda a ogni curva e si infila in ogni volto che passa vicino. Questa è soltanto una vita inquieta che non smette di penare e si offre a ogni passante che afferra come può, sugli occhi, nella bocca e fra i capelli. La notte resta sveglia in poca luce, s'abbandona a ricordi non completi, finché ogni alba riporta la certezza di non sapere cos'è la poesia e l'amore. Sul finire del giorno m'accarezzi il viso recuperando forze, mentre il tempo è folle di orari, traffici e medicine. Sul finire del giorno vorrei ancora tempo per inventare parole che possano ridare un sorriso, un pane, un sole. Immagini di te, immaginando me, nascondendo il mio apparire come un delitto. Mentre il canto non s'arresta, vado io, non il tempo. Quel tempo che tradisce l'età mostra solo autunno, lungo, lento, dolente. Mentre l'immagine di te non muta, ignaro del mio urlo da lupo solitario. Venite a cercarmi ancora,
portando ceste ricche di braccia e di parole. Grazie, grazie. Manuela ama la poesia, ha voluto leggere le mie poesie perché io da un po' di tempo non riesco più a leggere. Vediamo, adesso legge Marcello, legge una cara amica, si chiama Sara Copoccioni, che è napoletana e vive in Belgio. Ieri era il suo compleanno, quindi questo è il suo regalo di compleanno. Come me sta soffrendo molto con gli amici di casa. Posso ascoltare la diretta? Sì, sì. A volte, i piccoli gesti, questo è un piccolo gesto, di leggere la poesia di una persona che è lontana, che sta soffrendo, e mandargliela, è un piccolo gesto. Se voi avessi visto in Puglia un poeta vietnamita che si incontrava con un poeta albanese, che avevano visto tutti e due la guerra, e per tradizione si sono baciati in bocca, vedere gli occhi di meraviglia, vi ho fatto incontrare, valeva la pena avere faticato per fare quell'incontro, speso anche dei soldi, per vedere quegli occhi di quei due poeti anziani, col bastone, col cappello come me, che si incontravano. Nessuno sapeva che avrebbe incontrato l'altro. Questa è la meraviglia della vita, questa è la magia che non vediamo più. Non stiamo vedendo più, vediamo soltanto violenza e sopraffazione. Che una libreria in questo quartiere mi davano 3 mesi di vita, c'è il filmato quando Arnoldo qua inaugura, dice 3 mesi di vita, io gli faccio 10, siamo a 31 anni. Benissimo, Marcello legge Non bastò una pallottola di Sara Capoccioni. Non bastò una pallottola, voluta menzogna del campo avverso. Troppo a lungo hai mostrato al mondo quel che si viveva in terra madre, dove si spensero i sogni di generazioni, i diritti dovuti, umiliati nella polvere secca dei pozzi sottratti. Non bastò il giubbino che respinge i colpi, non bastò la parola stampa. Alla tua testa pensante non bastò l'autopsia di quel capo, l'estrazione del proiettile omicida, prova del sopruso di continuo perpetrato. Non bastò lo scorrere del tuo sangue di donna coraggiosa e non bastò l'oltraggio alla tua vita. Abbiamo visto il tuo corpo in feretro, assalito dal manganello e il suo cieco abbattersi sui corpi attoniti dei tuoi compagni, su chi voleva reggerti, costi quel che costi, ma la tua bara non sei infranta. Non è ancora il tuo momento, se si vuole alzare Matteo Capicchini gli diamo sto pezzo di ferro pure a lui, grazie. A me? Sì, sì, sì. Anche perché io
essendo troppo vecchio, essendoci stata la pandemia, ho avuto, diciamo, dei ritardi, quindi prima che io crepo, così... Sorpresissimo! Mi resterà Ugo e un'altra persona da premiare domani e ti metti al centro la cosa. Sì, sì. Stai consegnando i dati, no? Non l'ho mai fatto! No, no, sicuramente. Vabbè, c'è un fotografo che deve fotografare. Deve fare esperienza. Non la sa aprire, manco lui. Grazie. Vuole Pippo Baudo. Ecco perché non fanno più l'amore, perché non sanno più sbottonare. Scusate, vero? Wow! Bravo, grazie. Una foto insieme dopo 11 anni, lui invecchiato, io no, per cui una foto insieme dobbiamo fare. Mi ha proposto di scendere la moglie, di che la sopporta più. Va bene, no, grazie, penso grazie che faremo un tour al nord con anche ora che la luna. Allora. Facciamo al contrario, visto che siamo a questo punto, io ho preso anche il coraggio. Vediamo. Allora, dal disco, vuoi dire qualcosa, signore? No, no, è zitto, stasera è stranamente zitto. È il nostro. Allora, sì. Sì. Ci sei anche tu, quel disco ci sei anche tu, non c'è lui, ci sei tu e io. Sono tu, Beppe? No, no, no. No, tu leggi? No, e che faccio? Due cose contemporanee? Cioè, posso fare la parmigiana io? La fine del poeta. No, la fine del poeta. Così il vecchio. Ragazzi, quando uno si sente vecchio, non è un errore, è una cosa bellissima. Finalmente nessuno ti rompe più le palle. Mi porti qua, mi porti là. Così il vecchio si rimosse, assassinando ogni dubbio e pretesa. Si sentì inutile, persino preso da un freddo gelido. Tutto a un tratto sentì sopraggiungere quella antica e inutile gelosia che non poteva ammettere l'amore quando era tale. Annaspò con le parole e le righe si confusero l'una con l'altra, malgrado il sole accecante del giorno riapparve il buio. Iniziò quel lungo distacco del tempo, quando mancano versi, precipitò ancora tentando di aggrapparsi ad un futuro non suo. Nulla, nulla da rimproverare, e la giovane età che lo separava appariva fatta di millenni e da troppe salite da percorrere. Rinunciava ancora una volta ad essere uomo dai normali bisogni. Accettò la morte come possibile traguardo di un dolore infinito. Per abbattere tutto questo, nell'ultimo mese ho comprato i mobili, ho comprato la televisione, come se mi dovessi risposare. L'importante è ricominciare da capo. Sono, come si dice su Facebook, sono single, con buona pensione. Immaginare. Cerco di immaginare di cosa ti circondi. Sei rinnecchiata e stringi le mani o sussurri qualche motivo sulle labbra. Forse avrai le luci basse per poter sapere se io ti vedo al di là della tempesta. Forse vedrò soltanto i tuoi capelli neri nella penombra che sembra circondarti, o le mani bianche poggiate alle ginocchia appena aperte, come se aspettassi. Tengo le mie così che sfiori almeno il sogno. Immaginare. Yeah.
fiore al mio sogno. Al dolore concedete metà del tempo, ma l'altra metà, vi prego, consegnatela all'amore. Questo avveniva durante la punturina replicata, il Covid. Anche la libreria è stata intervistata da Rai 3 due volte, perché mio figlio ha avuto l'idea di fare la consegna come le pizze. Signora vuole un libro a casa, e da quel momento la libreria ha avuto più sviluppo. E Amazon è caduto un po'. Immagino. E io gli mandavo dei brani strimpellando a pianoforte a quel signore lì che li montava con il sax, ed è uscito un disco così che non si vende, però che facciamo a fare? Se non ha fatto danni, ma quanti amori vengono ammazzati a casa, sì. E quindi questa musica è un po' pompe funebri. Madri. Andava lento, andava lenta, con basso stanco, stretta alle spalle e le braccia a proteggersi, il petto ferito. L'infinito dolore nel dare vita, ricevendo un premio. Straziante ferite. Inumane belve che non trovano pace ogni giorno per vita ricevuta ringraziano così, come solito, gran parte di uomini complici girano lo sguardo. Non più suicidi per amori interrotti, divenendo brutti assassini. Di una madre in un tempo ormai sbiadito, rimane il suo volo senza vento, con le ali spezzate. Quando ero giovane c'erano dei ragazzi che mi dicevano: mi suicido perché mi ha lasciato. Perché hanno cambiato? Perché questa moda non torna di moda? Suicidate, finite sui giornali, siete eroi. Un innamorato che si ammazza per amore. Calvino qualche volta, no? Pavese. Però Calvino rompe i coglioni della vita. Ce lo siamo scordati. Leggo nei tuoi occhi le parole nascoste,
ogni piccolo gesto disarma, come disarmante sei. Ogni movimento serve al suono, cuore, come la musica che ascolti. Dolce, a tratti un sorriso che mi inoltra in rapide discese. Sono pronto a precipitare senza incubi, mi ostino a ricostruire momenti di poche frasi e molte sigarette, mentre m'affanno in corsa. Mi racconto senza prudenze e tu in silenzio ascolti. Pronta sei adesso a narrarmi di te. A tenersi pronto, stanco di questa agra vita, quando le notti si confondono ai giorni, chiusi in questa caserma, non distingo più la vita dalla morte, mentre una tromba esegue il silenzio. Dinanzi a questo bubbone, milioni di sciacalli che vendono di tutto, svendono vite per quel denaro effimero, senza vedere le file che ancora si dirigono lente ai forni. Guardo dalle mie sbarre alle finestre, tutti, poeti, cantanti, animatori, musicisti, rallegrano ospedali con numeri in angoscia. Un pensiero si rafforza, scomparso l'uomo, sarà salvo il pianeta. Se li potete trovare nel disco che abbiamo fatto insieme ad Alessine. Nel frattempo, prima di concludere, l'ultima, un omaggio a Israele, Israele in senso lato, perché Israele contiene tutte le religioni, là dentro c'è tutto, e andarci significa vivere un altro mondo, anche se sopra la testa sente sempre il rumore di aerei. È una cosa pazzesca, tutte le volte che sono andato c'è questo rumore continuo. E c'è poi una cosa, a Tel Aviv, non a Gerusalemme, Tel Aviv è costruita su Jaffa, Jaffa è la città araba vecchia, Tel Aviv illuminata che è peggio di New York, Jaffa al buio, alle 8 di sera è buio, quindi c'è una città buia, una città, questo è normale, non adesso che c'è la guerra, normalmente, perché alle 8, Hamas è uno, come si dice, un governo più fascista di quello di Netanyahu, sono due governi di estrema destra, non si scherza, e però poiché l'altro imbecille pagato dagli americani, come si chiama, Abu Mazen, pagato dagli americani, non è riuscito a mantenere un popolo, una speranza, niente, non è riuscito a farsi rispettare. E l'Occidente, questo piccolo Occidente fatto da noi, che siamo vittime ma colpevoli anche, perché votiamo, quindi siamo colpevoli. Quindi intendevo dire, Israele come fatto, che ci vivono come in Kosovo a Pristina, abbiamo visto, ci sono 10.000 religioni diverse, però sicuramente la Serbia o Putin o qualche altro, la Meloni, chiunque, la scintilla, una volta sono le targhe, una volta un'altra cosa, la scintilla perché l'uomo è fatto per mangiarsi, per mangiare l'un l'altro. Ragazzi, io poi con questa scusa, sapete che sono preciso con gli orari, poi vi invito
se volete venire tutti, da Victore, un peruviano un po' poeta, no? Che cucina benissimo, fa delle cose strane, è a 200 metri da qua. Continuiamo, tanto siamo pochi e ci entriamo. Victor è una sorpresa, sono le sorprese di Casalotti. E vedi che tu lo conosca. Allora, sulle musiche di quello che vuoi tu, Israele, e questo l'ho dedicato a Israele perché ogni volta che ci vado non capisco niente. Cioè tu quando vai a fare una cosa, vai in un negozio, in un supermercato, individui poi dove sono i posti. Invece se tu vai a Gerusalemme, ogni volta che ci vai ti confonde ancora di più. L'unica cosa che resta impressa sono i cessi. C'è 2000 metri quadrati di cessi, una puzza, ragazzi, spero che non mi scappi di fare la pipì, perché l'unica cosa indecorosa che a Tel Aviv dappertutto tengono gli africani è la puzza nei bagni, non in Israele, ma a Tel Aviv di notte, dove però si può fare l'amore nudi in mezzo alla spiaggia, è libero da questo punto di vista, sì, tranquilla, notte e giorno, non esiste la notte, è lì, una cosa bellissima, però infilati in un bagno per fare la pipì e sei fritta. Esci con le infezioni, poi con la cena. Ecco, poi fanno un altro pezzo insieme. Victor è anche il primo cliente della libreria. Cioè, credo... Un po'. Israele. Sapevo di Israele e di una verità. Sono andato in Galilea, le verità diventavano due, a tenersi compagnia. Ho visto gli ulivi a distesa per chilometri di strade moderne e asfaltate e muri scorrere poco lontano. Sono tornato e stavolta non riuscivo a vedere. Gerusalemme stava sopra la terra e io, troppo ignorante o presuntuoso per salire, le verità diventavano tre. Ho conosciuto i poeti guerrieri di Gaza e di Giordania. Le verità cominciavano a lottare fra loro e, tornato a Gerusalemme, si confusero e fusero in mucchi con arabi, ebrei, palestinesi, israeliani, statunitensi, tedeschi, russi, cinesi, turchi, giordani, svedesi e noi, naturalmente, bravi italiani, come fosse un convegno fra nazioni. Ma, come scrive il poeta, lei sta in alto, ancora più del Monte Carmelo. Insieme, forse, stanno sopra la terra. Tornerò ancora in Israele. Le gambe tremano e cerco nel cervello qualche verità simile alla realtà. Andrò ancora ad Haifa e sul Monte Carmelo, cercando, scavando fra ricordi di ciò che credevo sapere. Niente era ed è vero. Tutto ciò che sappiamo
non viene dagli occhi né dalle orecchie. Abbiamo visto e ascoltato per anni santoni, giornalisti, preti, capi di Stato che usano il termine pace, che non c'è fra due amici né in un condominio, figurarsi fra popoli. Ho visto ancora dal basso Gerusalemme, l'amano in troppi e lei non si dà a nessuno e si dà a tutti. Le verità si trovano forse da qualche parte in questa terra d'inferni e santità, ma so che inutilmente andrò ancora cercando e per tanto tempo ancora. Allora vi ricordo che domani siamo al parco, c'è anche qualche altro ospite, vi ricordo che, visto che poi proprio quello di Natale, chi compra il libro di Daniela gli viene dato in omaggio l'antologia. E vi invito da Victor, che sta a 150 metri da qua, fate una scoperta, vediamo se poi ci salta meglio. E nel frattempo io ringrazio Matteo, dopo 11 anni mi ricordavo, non 10, e Nicola, che seguiranno un ultimo pezzo rocchettaro. Un ultimo pezzo, dai, della serie facciamo un altro disco. Io, siccome gli capo i titoli, non gli posso dire fai tornare, perché nel frattempo ci ho scritto 3 poesie con 3 titoli diversi, quindi ogni volta che io dico un titolo non corrisponde alla musica che abbiamo scritto, quindi fai come vuoi, mi ricordo solo quella perché è servita a 2 psicologi, là come si chiama, Le mie notti, sì, e perché non ha testo. Non vi soddisfa, ci sono delle polpette a casa mia, però solo per i single, solo per i single. Ragazzi, si incontrano per la prima volta, ragazzi, questo è un musicista serio, non sono schiappe. Quello sembra che c'è qualcosa.
la lasciamo qua e le altre cose invece le portiamo via. Le altre cose nel senso che poi ce le perdiamo con Marcello. Chi siccome Elisabetta non conosce Victor e vive qui da parecchio come me, chi non conoscesse Victor è quel bar all'angolo che sta di fronte al forno Sgriccia, come si chiama? Sgriccia? Quel forno che sta qui là, dall'altra parte della strada ad angolo c'è questo piccolo bar che... No, lui cucina, insomma, lui è chef sostanzialmente, oltre ad essere...